cuore verde batte più che mai. Alza le tue mani, canta insieme a noi. Noi siamo felici perché siamo amici. Prendi l'emozione, vivile con noi. Green Art, Green Art, ma è solo amore. Green Art, Green Art, siamo qui per te. Green Art, Green Art, ma è solo amore. Green Art, Green Art, Ischia è qui per te. Buongiorno a tutti. Cominciamo questa nostra breve riunione con me, che mi chiamo Antonio Mencarini e sono la vox di questo, del DILA, e con una serie di cose che vi vorrei dire. Dunque, siamo la città di Milano, ringraziamo la città di Milano perché siamo orgogliosi di essere qui oggi in virtù delle iniziative sagacemente proposte e governate con impegno e professionalità dall'amministrazione comunale. Il nostro viaggio di avvicinamento a questa splendida Aulonagna della SIAM dura da oltre 9 anni. 9 anni durante i quali abbiamo impegnato notevoli nostre risorse personali per l'unico e dichiarato scopo di fare in modo che la poesia, in particolare, e l'arte in generale, riconquistino il palco di primo piano che compete loro nell'attuale società italiana. Certamente, e lo capisco, molti di voi potrebbero pensare o avere l'impressione che in fondo la proposta culturale della quale ci accingiamo alla presentazione non sia un'eccezione né per la città di Milano né tantomeno per ciò che normalmente viene espresso tramite Expo in città e tramite Book City. A tale impressione rispondiamo con la certezza che mai prima di noi un volume di poesie era stato edito grazie alla pubblicità inserita nelle sue pagine, ottenendo in tal modo l'opportunità di essere edito in oltre 5.000 copie rese disponibili in gratuita lettura per oltre 4.000 persone. 4 milioni di persone, sì, 4 milioni di potenziali lettori. Il tutto senza un solo euro di contributo pubblico. Mi fermo solo per non annoiarmi con altri numeri e con altri riferimenti della nostra attività passata, presente e futura. E ringrazio quindi di essere oggi qui e ci consente questo di affermare che il nostro unico e dichiarato scopo di fare in modo che la poesia in particolare e l'arte in generale riconquistino il palco di primo piano che compete loro nell'attuale società italiana ha trovato a Milano, nel contesto dei programmi di Expo in città e di Book City, la sua gratificazione e la sua sede privilegiata.